Bentornati in trasmissione, oggi tanti ospiti qui con noi e i miei aiutanti che sono Paolo e Sara. Siamo a Siracusa, l'ottavo istituto comprensivo Vittorini è un progetto che si chiama Mi Oriento e Mi Conosco. Paolo e Sara fanno parte di un gruppo, ma in realtà oggi abbiamo due gruppi diversi qui che si muovono attorno all'idea di orientare i ragazzi al mondo della formazione ma anche del lavoro e alla conoscenza più approfondita di loro stessi. Vi presento un attimo le persone che sono poi le persone chiave di questo progetto, gli esperti esterni. Abbiamo Valeria Troia che è qui presente, Caterina Catalano, la tutor. I tutor sono dei riferimenti fondamentali quando siamo di fronte ad attività del genere perché sono il collettore con la scuola, quindi in genere è una persona interna alla scuola. Per quanto riguarda il secondo PON, sempre di digital, di storytelling, abbiamo la tutor che è Cettina Sirugo. L'esperto esterno in questo caso sono io, quindi conosco molto bene i ragazzi e vi presento altre figure tra gli adulti che sono due tirocinanti ASI, animatore socioculturale all'infanzia, che ci accompagnano durante il percorso. Loro fanno un percorso di formazione professionalizzante, quindi è un corso regionale per un ente che si chiama Elaborando, è un ente che non è del territorio siracusano ma catanese, e qui abbiamo presente l'altro tutor che è Giovanna Trombatore. Quindi, come vi dicevo, figure chiave, sono delle figure che ci consentono di essere il collante, noi esperti, con quello che è la scuola o l'ente in questo caso. Per cui, come vedete, una rete. È una rete che sta attorno a questi ragazzi e un'idea che è quella della scuola di orientarli perché tra poco molti di loro andranno già a scuola superiore. Paolo, vuoi iniziare a fare le domande per conoscere meglio i tuoi compagni, quello che hanno fatto e il progetto in questione? Sì, posso chiedere a Salvo, ad esempio, di cosa si tratta il loro PON che hanno fatto per conoscere meglio la storia, ad esempio, oppure i personaggi. Salve a tutti. Allora, noi in questo PON volevamo approfondire alcuni mestieri. Ad esempio, il mio gruppo ha fatto una storia che riguarda il mestiere del poliziotto. Abbiamo parlato, la trama è ancora da definire, però parlerà della lotta contro la mafia. Qui già attraverso un'applicazione abbiamo creato la prima scena dove il protagonista è un poliziotto di nome Lucas che fa parte della scorta di Borrometi. Lui sta lottando contro la mafia anche perché suo padre era un capo mafia e lui lo ha, tra virgolette, tradito e lo ha fatto incarcerare. Michael, che cos'è lo storytelling? Così a casa magari lo capiscono meglio. Ok, lo storytelling è il modo con cui noi tutti esponiamo o raccontiamo una storia. A noi con questo gruppo ci è servito per esporci agli altri e quindi farci conoscere e viceversa, conoscere gli altri. Si può vedere anche sui social media, social network, tipo Instagram, con le storie che ci raccontiamo ad altre persone in tutto il mondo. Il tuo gruppo invece fa storytelling digital. Che cos'è? Stiamo facendo una storia, che un cortometraggio, dove ora il nostro amico Stefano ci racconterà. Allora, questa storia parla di una rimpatriata della classe 1900, risalente al 1999. Questa rimpatriata è un pochettino incasinata perché in questo caso ci sono due ladri che sono Lorenzo e Antonio che danno un pochettino di simpatia a questo cortometraggio.
Comunque questa rimpatriata ci sono molti, tutti hanno un lavoro. Invece Aurora, tu vuoi elencare i mestieri di questo cortometraggio? Allora, io faccio l'insegnante di lingua, Stefano il pilota di motocross, Kimberly l'architetto, Ludovica la stilista di moda, Chiara la fashion blogger, e Riga la chef, poi Alessia e Michela le dottoresse, Carlotta la pasticcera, Marianna la produttrice cinematografica. E... Bene, Aurora. Adesso io a questo punto vorrei anche vedere questo cortometraggio. Che dite? Lo mandiamo in onda? Era un giorno d'autunno del 2019. Arriva uno strano messaggio da una tipa di nome Kimberly che mi invitava ad uscire. Ma dopo un po' capì che non lo domandava solo a me, ma a tutto un gruppo. Pensandoci bene, non è stata una cattiva idea mandare questo messaggio vocale ai miei vecchi compagni di classe. Non vedo l'ora di rivederli. Un messaggio. Kimberly, ma chi è? Ah, era la mia vecchissima compagna della classe del 1999, la terza B. Beh, si stanno preparando per un aperitivo. Una rimpatriata. Beh, mi annoierà un po', però visto che non ho niente da fare, vabbè, andiamoci. Kimberly, ma chi la conosce questa? La mia vecchia classe, che bello, io vengo. Ma perché sono venuta a chiederla a me? Che mi stanno tutti antipatici. No, non so fare niente ormai. Un invito dei miei vecchi compagni di classe. Chissà come saranno diventati. Erano pesanti già allora, ora saranno vecchi. Ci vado o non ci vado? Ecco chi era Kimberly! Allora rivedo tutte le mie compagni! Che bello, non vedo l'ora! Beh, sinceramente io sono d'accordo, però non molto, perché comunque io non mi ricordo tutti, mi ricordo solo alcune persone. Però dai, lo accetto. Oh Paolo, ma ti sto mandando un messaggio a una certa Kimberly. Chi è Kimberly? Oh, la polizia! Kimberly, quella simpaticissima compagna della terza B. Ah sì, Kimberly, che bello, ho potuto vedere tutta la mia classe. Si decise di andare la sera del 20 novembre da Ampare Ciccio e ci ritrovammo tutti davanti alla nostra vecchia scuola, l'ottavo istituto comprensivo Elio Vittorini. Dopo un po' che eravamo lì, vedemmo da lontano arrivare Ludovica con una sfavillante limousine. Ci piombammo tutti all'interno, persino io che avevo deciso di non andare. Io mi invito di più perché non lo accetto, non ci vediamo da tantissimi anni. La scuola è cambiata, anche la nostra vita è cambiata. Io non me la sento di andare. Ma come può essere? E mi fa così. Kimberly, ma com'è stata questa esperienza? No, questa esperienza è stata bellissima. No, dai che ti sto filmando. Non lo so. Ora. Vabbè, tipo questa cosa. Sono le mie. Questo non lo posso dire. Io pure, sin da quando sono piccolo,
cambiato un sacco di mestieri, cioè c'è stato un periodo dove volevo fare la botanica, un periodo dove volevo fare la scienziata, che ero piccolissima, non so perché, poi volevo fare la veterinaria e poi la dottoressa. Andrea, ma questa esperienza è stata bella? Sì, mi è piaciuta molto. E la rifaresti? Sì. Allora, nel corso della mia vita io ho cambiato molti lavori, perché prima volevo fare la veterinaria, poi la stilista, poi la dottoressa, poi la maestra d'asilo e ora di nuovo la stilista. Quindi non c'è una stilista da grande? Credo. Irana. Siete stati davvero bravi, è un bel lavoro quello che avete fatto. Stefano, la voce narrante, insieme a te, Aurora, e poi tutti i vostri compagni hanno dato il meglio. Senti, Kimberly, ti piacerebbe rifare il pezzetto in cui tu dici quella cosa che abbiamo visto lì nel filmato? In fondo non è stata una cattiva idea mandare questo messaggio ai miei vecchi compagni di classe. Non vedo l'ora di rivederli. Brava. Allora i ragazzi in fondo cosa hanno fatto? Giochi di ruolo, quindi ci siamo immaginati in una professione diversa. La stessa cosa è accaduta nel gruppo di Valeria? Sì, i ragazzi hanno iniziato un lavoro di conoscenza di se stessi utilizzando alcuni strumenti che lo storytelling utilizza, delle mappe concettuali, e poi hanno imparato a conoscere anche gli altri compagni, quindi il rispetto nei confronti dei compagni, e poi hanno anche loro, stanno iniziando, perché noi siamo un po' più indietro rispetto all'altro gruppo, stanno iniziando a fare dei lavori di role playing, quindi comunque di giochi di ruolo, proprio per capire che tipi di lavori o di orientamento possono poi acquisire quando faranno poi la loro scelta per le scuole superiori. Noi abbiamo un gruppo che è principalmente rappresentato tutto da ragazzini di terza media, quindi pronti alla scelta per la nuova scuola. Valeria, tu credi che qualche idea nuova rispetto a cosa voglio essere da grandi sta venendo fuori dal PON, o erano già ragazzi che avevano un loro know-how e quindi anche un'idea sul loro futuro? No, secondo me molti dei ragazzi non sono ancora decisi a che scuola prendere, tranne alcuni che hanno già le idee chiare. Sicuramente, insomma, anche la somministrazione di alcuni test che faremo nella fase finale li aiuterà a capire anche che è meglio quale scuola scegliere rispetto ad altri. Il lavoro che stiamo facendo in questo momento è quello di conoscere anche le proprie predisposizioni, le proprie passioni, quindi aiutarli, accompagnarli poi sotto questo punto di vista. Vuoi dare qualche orientamento agli esperti a casa che magari ci seguono rispetto agli strumenti che hai usato? Io ho visto che hai usato tanti strumenti tu. Sì, noi abbiamo deciso principalmente di utilizzare lo storytelling proprio perché la narrazione anche da parte dei ragazzi, l'utilizzo del digitale oggi sicuramente ci aiuta di più a far venire fuori quelle che sono le proprie predisposizioni, quindi anche l'accostamento che prima diceva Kevin dei social media, e quindi l'idea di entrare in classe e parlare col loro linguaggio che può essere Instagram o Facebook e fargli capire anche però i rischi che spesso è del cattivo utilizzo dei social media. Abbiamo fatto anche questo tipo di lavoro qui, e poi abbiamo utilizzato delle mappe concettuali ma anche degli applicativi, quello che avete visto prima, Storyboardette, che è appunto un'app che ci consente di raccontare attraverso una storia di arrivare a come si fa il poliziotto piuttosto che il fumettista, perché l'altra storia appunto racconta di alcuni ragazzi che sono ancora indecisi tra fare
una scuola o un'altra, e quindi il grafico piuttosto che l'informatico. Ecco, queste sono state le cose e gli strumenti che abbiamo utilizzato. Principalmente abbiamo fatto anche un lavoro di brainstorming, quindi comunque strumenti meno digitali, ma abbiamo associato quelli che sono gli strumenti non digitali e digitali, che sicuramente hanno avuto una rispondenza diversa, proprio perché i ragazzi con cui abbiamo lavorato sono principalmente ragazzi che già hanno il telefonino, il computer, e sono addirittura alle volte molto più avanti di noi. Bene. Vorrei chiedere, mentre siamo in questa zona, alle tirocinanti ASI, Gabriella, da tirocinante, voi state facendo ovviamente un percorso diverso, è un percorso in cui dovete imparare, avere altri strumenti, quindi vi dobbiamo dare anche a voi strumenti. Un tuo pensiero sull'esperienza di questi ragazzini e quindi su quello che state acquisendo? Beh, sicuramente è stata un'esperienza indimenticabile. Poi io ho anche un figlio, 19 anni, se tornassi indietro userei molto gli strumenti che ho imparato. Ho imparato tanto, ho imparato ad approcciarmi in maniera diversa con i ragazzi, a capirli meglio e avere anche più empatia. E approfitto, Giovanna. Intanto dici qualcosa di Elaborando, perché io non lo conosco bene come ente, tu invece sei e rappresenti oggi Elaborando qui. Elaborando è un ente di formazione, come tu avevi anticipato, è un ente che ha una sede direzionale a Catania e sul territorio ha una sede distaccata, dove attualmente sono in forza due corsi di formazione, di cui uno è il loro, che è animatore ai servizi per l'infanzia, e poi ne abbiamo ancora un altro. E la mia esperienza chiaramente con questo ente è molto giovane, perché sono stata contrattualizzata solo da qualche mese e diciamo che insomma l'esperienza sta andando per il meglio. Bene. Sandra, vuoi aggiungere qualcosa alla tua esperienza, appunto a quello che diceva Gabriele, all'esperienza che state facendo con questi ragazzi? Innanzitutto buonasera a tutti, anche per me è un'esperienza nuova, anche se io ho due figli, uno di 20 e una bimba ragazzina di 15, però appunto anche io, se avessi avuto queste conoscenze, mi sarei approcciata in maniera diversa con i miei figli. L'esperienza del PON è molto coinvolgente. E comunque la parte insomma iniziale è quella che, a parte il cortometraggio, ma la parte iniziale, quando abbiamo parlato proprio del fear not, no, non aver paura, è il non aver paura proprio di sognare, che per questi ragazzini è la cosa più bella, non togliere a loro i loro sogni. Bene. La vuoi intervistare la tua insegnante, Sara? Certo. Maestra, ma secondo te come siamo stati noi, i tuoi alunni? Sì, perché molti dei corsisti sono stati miei alunni per 5 anni, tutto il corso di studi della scuola primaria. E devo dire che è stato veramente bello, sorprendente, positivo, vedere la grande partecipazione attiva di questi ragazzini che si sono messi in gioco con forte motivazione, con interesse, e tutti da protagonisti indistintamente, e hanno tirato fuori anche inconsciamente a volte una serie di sogni, come diceva prima qualcuno, ma anche le loro propensioni, attitudini, e anche interpretando a volte ruoli, come dire, poco proponibili, no? Ma questo io lo devo sottolineare, sicuramente è avvenuto grazie
alla grande professionalità e competenza del nostro esperto, cara Irene. E quindi io credo che questa, Sara mi ha fatto questa domanda e ti dico, è stata una mia esperienza veramente coinvolgente e significativa, che porterò sempre nel cuore, così come porto nel cuore tutti voi. Grazie anche a voi e alla vostra bravura. Okay. I ragazzi sono stati coinvolti probabilmente anche grazie all'utilizzo degli strumenti interattivi, perché appunto Cettina, abbiamo fatto questo lavoro insieme e abbiamo scelto di usare lo smartphone, cioè lo smartphone in aula era ammesso, è diventato il nostro strumento per raccogliere suoni, immagini, video, che poi sono il risultato di quello che avete visto. In realtà noi abbiamo soltanto mediato, ma poi avete fatto tutto voi ragazzi, quindi siete stati bravi. Credo di poter dire che stiamo raggiungendo l'obiettivo, che è quello di orientare questi ragazzi nella loro conoscenza interiore, ma anche quello che può essere poi il loro mondo del lavoro. Sì, come ha detto Sara, io volevo intervistare invece la professoressa Catalano, come le è sembrata questa esperienza? Io sono un'insegnante che da 30 anni mi dedico ai ragazzi diversamente abili, per cui all'interno di una classe spesso con 18 ore ho l'opportunità di vederli crescere, di vederli fiorire ogni giorno sempre di più, perché un docente in classe ci sta 8 ore e una settimana 6 ore, io ce ne sto 18. E questa esperienza oggi di questo PON mi ha dato anche l'opportunità di vedere i ragazzi di altre sezioni e li ho visti ogni giorno crescere dentro di loro questa voglia di sapere, di conoscere, ora cosa facciamo e dopo cosa si fa. Cioè, quindi la curiosità che si è andata sviluppando, sempre di più ampliando, ed è stato ed è anche un momento significativo e importante, non solo per noi, soprattutto per loro. Grazie a voi comunque. Sì, a proposito di curiosità, ero curioso di sapere anche di più del PON che ha fatto il primo gruppo, appunto chiedendo a Simone di dirci qualcosa. Salve a tutti, oggi vedremo il lavoro che abbiamo creato io e il mio gruppo, che parla di un fumettista, anche detto mangaka, sarebbe colui che disegna i fumetti giapponesi. E appunto troviamo il sogno di questo ragazzo, Rufy, che viene ostacolato dalle difficoltà della vita, e infatti lui il suo unico handicap era quello di non saper disegnare, però era molto bravo a creare delle storie e viene per questo aiutato dal suo amico Jotaro, che arriva in un momento di bisogno e lo aiuta a superare queste difficoltà della vita. Sara, vogliamo sentire Ludovica, che prima ho avuto la sensazione che volesse dirti qualcosa? Certo, Ludovica, tu invece di questo PON, che cosa hai provato? Com'è stata questa esperienza? Allora, questa esperienza secondo me è stata bellissima, anche perché io prima non sapevo bene che lavoro volevo fare da grande, ma grazie a questo PON sono riuscita più o meno a capirlo. E tu avrai una limousine da grande? Non lo so. Eh sì, perché come avete visto nel filmato c'è comunque un'intenzione, no? Rispetto a diventare famosi, quindi fear not, non aver paura di sognare e non aver paura di essere. Chiuderei con questo dicendo grazie a tutti, è stata un'esperienza veramente straordinaria e mi auguro che questa cosa vi abbia aiutati a crescere un po'.